La scorsa settimana vi ho portati con me in un'avventura di trekking e campeggio selvaggio nella meravigliosa natura svedese. Oggi saltiamo a bordo di una barca a vela d'epoca danese e partiamo per 2 giorni di regata da Copenaghen a Helsingør, nello stretto che separa Danimarca e Svezia. Ciao amici, sono pronta per portarvi con me in una nuova avventura. Questa volta parteciperemo ad una regata di barche d'epoca tra Copenaghen e Helsingør e durerà tutto il weekend, quindi avremo la regata vera e propria da Copenaghen a Helsingør, poi alcune attività, la serata, la premiazione a Helsingør e poi navigheremo da Helsingør a Copenaghen il giorno dopo. Ci fermeremo a dormire là, alcune persone dormiranno in barca, noi dormiremo in tenda. E non vedo l'ora. Le previsioni del tempo promettono giornate interessanti. Ed è la prima volta che partecipo ad una regata qui a Copenaghen e la particolarità è che si tratta di una regata di tutte barche in legno e le barche su cui la barca su cui navigherò io è una barca del 1926 che è stata poi un po' rifatta, ricostruita e vedrete che modello è, molto diversa dalle barche moderne, quindi qualcosa in più che ho imparato sulla nel corso di questi mesi e che sono felice di condividere con voi. Dopo aver mangiato un buon porridge per colazione ed aver preparato gli zaini, siamo andati al porto e già alle 8 abbiamo iniziato ad armare la barca per la regata. È stato molto emozionante essere su una delle tante barche in legno sulla linea della partenza di questa avventura. Il vento ci era propizio e abbiamo mantenuto una velocità elevata. Dopo qualche ora abbiamo avvistato il bellissimo castello di Helsingør, nel quale vi ho già portati in un altro video, segno che mancava poco all'arrivo. La barca su cui eravamo non aveva alcun tipo di motore e quindi anche le manovre di ormeggio dovevano essere fatte a vela. Nonostante la difficoltà, siamo riusciti a sistemarci all'ormeggio. Piano piano tutte le barche sono arrivate e si è creata una meravigliosa atmosfera di festa e amore per il mare. Poiché sulla barca non c'era posto per tutti e 6 i membri dell'equipaggio, abbiamo deciso di montare la tenda vicino alla spiaggia. Siamo poi tornati al porto per la festa vera e propria. Abbiamo visitato alcune delle barche d'epoca ormeggiate e ascoltato le testimonianze dei loro capitani.
Ci siamo poi diretti verso la location in cui si sarebbe svolta la cena e la premiazione per gli equipaggi, un interessantissimo cantiere di barche di legno. Noi abbiamo ottenuto il terzo posto nella regata. Una banda di marinai in pensione ci ha deliziati con la musica marinaresca tradizionale danese. E la serata è passata così, tra racconti di mare, musica e danze. La mattina dopo ci siamo alzati, abbiamo fatto su la tenda e siamo tornati nello stesso cantiere per fare colazione con tutti gli altri regatanti. Abbiamo poi fatto due passi intorno al castello di Helsingør, che potete visitare per intero insieme a me in un altro video, che si trova proprio sul porto. Mentre armavamo la barca, poco prima della partenza, i temporali hanno iniziato a riversarsi sulla nostra zona, accompagnandoci per gran parte della giornata. Abbiamo dovuto affrontare una forte corrente contraria che ci riportava verso il porto di Helsingør ed evitare le rotte dei traghetti e fare i conti con la pioggia torrenziale e i salti di vento. All'improvviso il vento è calato del tutto, lasciandoci fermi in mezzo allo stretto, senza possibilità di procedere. Ma lo spirito di solidarietà in mare, soprattutto tra le barche di legno, è più forte che mai, ed una bellissima goletta ci ha trainati fino al nostro porto, inviandoci anche generi di conforto. È stata un'avventura indimenticabile, certamente dura ed impegnativa, ma dalla quale ho imparato molto e che ha sicuramente rafforzato il mio spirito marinaresco. Seguitemi la prossima settimana, quando passeremo qualche giorno al mare in Danimarca, tra lavoro, relax e natura, e vivremo insieme la vera estate danese.